Riuscite ad evitare bibite gassate e i tradizionali snack durante la giornata? E dopo cena? Salve, sono Luigi Gratton, vicepresidente per la formazione nutrizionale Herbalife, e la lezione di oggi potrebbe aiutarvi a prendere coscienza dei reali pericoli che nasconde la nostra domanda. Parleremo di zucchero. La parola zucchero quasi sempre fa venire in mente quella sostanza granulare che di solito teniamo in un barattolo nelle nostre cucine. Ma quella è solo una delle forme con cui lo zucchero entra nella nostra dieta. Lo zucchero in granuli si chiama saccarosio e viene estratto principalmente dalla canna da zucchero. Esiste anche lo zucchero della frutta, che si chiama fruttosio, e uno zucchero naturalmente presente nel latte che prende il nome di lattosio. Perciò, quando mangiate un frutto, una verdura o un latticino, assumete anche lo zucchero naturale contenuto in quei cibi. Tutte queste forme di zucchero sono carboidrati e vanno a finire nella circolazione sanguigna. Lo zucchero arriva nel sangue sotto forma di glucosio, che è la forma di zucchero che il nostro organismo predilige per produrre energia. Ora, quando lo zucchero viene assorbito, vengono assorbiti anche i nutrienti contenuti in quel determinato cibo. Se però questo cibo non contiene vitamine o minerali, come i dolci, gli zuccheri assorbiti prendono il nome di calorie vuote. Le calorie vuote spesso si traducono in aumento di peso. Ma lo zucchero ha un'infinità di effetti poco desiderati, oltre a quello di far aumentare il peso. Lo zucchero può danneggiare i denti, indurre ansia, aumentare il colesterolo, favorire malattie cardiovascolari o il diabete. Quindi è opportuno limitare l'apporto di zuccheri e leggere sempre le etichetta dei prodotti, perché bisogna fare molta, molta attenzione. Sciroppo di mais, destrosio, melassa e maltodestrine sono tutti gli zuccheri aggiunti. Assunti insieme possono far aumentare sensibilmente l'apporto di zucchero. Quindi cercate fonti naturali di zuccheri. Scegliete spuntini sani come frutta con la buccia, verdura, cracker integrali, yogurt magro e formaggi magri. In questo modo saprete resistere meglio alla voglia di dolci. So bene che siete tutti decisi e determinati, ma sappiate che lo zucchero è una sostanza che dà dipendenza. Niente paura, le innovate soluzioni Herbalife possono darvi una mano. Al posto dei succhi di frutta, che hanno tantissime calorie, quando fate sport provate le bevande isotoniche Herbalife. Hydrate, ad esempio, della linea per sportivi Herbalife 24, non contiene calorie né zuccheri ed è un'ottima fonte di vitamine e minerali. Per maggiori informazioni su quali prodotti Herbalife possono aiutarvi a limitare il consumo di zuccheri, rivolgetevi al vostro personal coach del benessere. Termina qui la discussione di questa settimana. Io sono Luigi Gratton e vi ricordo che per mantenervi sani dovete stare alla larga dallo zucchero.